importante, che parla di una reazione importante soprattutto. Dovevate trovarvi evidentemente in difficoltà per reagire a questa maniera. Era meglio non averci trovate così in difficoltà, però ci siamo ritrovati, se bisognava dare questa scossa toccando il fondo, ci siamo ricompattati. Oltre alla reazione ho visto anche una discreta squadra che ha giocato un discreto calcio, specialmente in 11 contro 11. Siamo stati un po' ingenui sul gol loro, non ci siamo disuniti, abbiamo cercato di fare la nostra trama del gioco. Ho avuto anche sfortuna di perdere due giocatori importanti nel primo tempo, uno spero che non sia grave, Diamanti. E però la squadra ha reagito, ha giocato, ha trovato il pareggio, ha avuto anche qualche occasione per andare in vantaggio, alla fine abbiamo sofferto. Sfortunati sul gol della Juve, sicuramente un po' avvantaggiati poi dall'espulsione per una grande ingenuità di Vucinic, no? Questo ovviamente giocare in superamento numerica a Torino in casa della Juve non è mai da buttare via. C'è stato dei momenti che non sembrava che erano i 10 da quanto erano bravi a tenere palla, però noi ci siamo compattati. Sì, diciamo che nell'espulsione ci sta nel calcio e nella punizione ingenui che l'abbiamo fatta battere, anche se a discapito un po' dei miei giocatori, mi sembra, vi detto fischio io, però questo ci sta, non bisogna dare degli alibi a nessuno. Però la squadra ha giocato, ha combattuto, ha cercato di fare le sue trame che avevamo provato in questi due giorni, abbiamo trovato una piccola dimensione, ceniamocela stretta senza tanti voli pendalici ma con molta umiltà. Le chiedo un'ultima cosa, abbiamo visto Gillet perdere conoscenza sull'ultima azione, le condizioni del giocatore, ho visto che prima si informava. Sì, sono andato con lui, mi ha risposto, mi ha sorriso, mi ha fatto prendere paura, ha preso una botta, ha perso per un po' di conoscenza, adesso lo porteranno all'ospedale per fare delle verifiche, penso l'attacco. Speriamo che non sia niente grave perché anche stasera lui è stato veramente un bravo portiere. Grazie.